Salve, in questo breve video vediamo come utilizzare la funzione compito della piattaforma Edmodo consegnando un lavoro svolto con un'altra app e in particolare nel nostro caso con l'app Pages di Apple. Allora, per prima cosa all'interno della piattaforma Edmodo individuiamo il compito da consegnare. Nel nostro caso c'è un corso a cui siamo iscritti che si chiama Progettazione, Costruzioni, Impianti Quinta B, al cui interno c'è un sottogruppo sulla storia dell'architettura, dove noi andremo a visualizzare il nostro compito. Aspettiamo un attimo che venga aperta la nostra pagina, anche se lo possiamo già vedere nella pagina principale. Allora, bene, il nostro compito consiste nel realizzare appunto con Pages un lavoro di ricerca su un'architettura greca tra quelle indicate, seguendo una scaletta che è una scheda di lettura dell'opera che ci viene fornita dal docente e consegnare il link. Benissimo, allora noi adesso apriamo Pages e vediamo come impostare rapidamente, diciamo, la nostra ricerca, il nostro lavoro di ricerca utilizzando alcune funzioni di iOS 11. In particolare la prima, possiamo, usare il multitasking, alzando la barra delle applicazioni e aprendo l'applicazione Pages. A questo punto creiamo un nuovo documento. L'importante è che questo documento sia all'interno di iCloud Drive perché lo dovremo poi condividere. Quindi creiamo un nuovo documento, scegliamo uno dei template, in particolare possiamo scegliere questo che si chiama Tesina e possiamo andarla a modificare. Per esempio, tappando sul titolo possiamo cambiare il titolo e scrivere, che ne so, Teatro di Epidauro. Possiamo mettere un sottotitolo, che ne so, Architettura greca, eccolo qua. A questo punto possiamo anche copiare delle immagini da altre applicazioni o anche da internet, come nel nostro caso, e inserirle al posto di queste immagini segnaposto. Con iOS 11 questa operazione è diventata molto più semplice. Allora, riapriamo un'altra volta la nostra barra delle applicazioni, prendiamo l'app Safari e andiamo a trascinare in un punto vuoto a destra. In questo modo noi possiamo aprire due applicazioni, in questo caso Pages e Safari, contemporaneamente. Possiamo allargare la vista, possiamo anche portarla in questo caso completamente a schermo intero. Andiamo sulla pagina di Google, scegliamo di cercare delle immagini e scriviamo, che ne so, Teatro di Epidauro. Eccolo qui. E ci sono quindi tutta una serie di immagini. A questo punto riapriamo un'altra volta Pages sulla destra. Ecco, mettiamo le due finestre in modo che occupino lo stesso spazio. Adesso semplicemente dalla parte destra scegliamo un'immagine che a noi interessa, tenendo premuto il titolo, andiamo a trascinare sopra l'immagine segnaposto. In questo modo noi abbiamo così inserito velocemente l'immagine. La stessa cosa si può fare con i testi e anche da altre applicazioni. Adesso vediamo come condividere il link. Adesso poi dopo chiaramente uno completerà la ricerca con tutto quanto necessario. Allora, tappando sui tre punti in alto, utilizzeremo la prima opzione che è collabora con altre persone. Nelle opzioni di condivisione in basso diremo che è condivisa esclusivamente con chiunque abbia il link e soltanto in visualizzazione. Torniamo indietro e andremo a scegliere l'opzione copia link. Eccola qua. A questo punto ritorniamo all'interno di Safari. Apriamo il compito che prima non avevamo aperto ma soltanto visualizzato. Aspettiamo che la pagina viene aperta, eccolo qui, e incominciamo a scrivere quello che vogliamo consegnare. Allora, innanzitutto possiamo fare un piccolo commento e scrivere, che ne so, ecco qui il mio lavoro. Va bene, dopodiché sopra dovremo dire allega collegamento dal web e qui andiamo ad inserire, incollare il link che Pages ci aveva generato. Adesso qui dovrebbe apparire anche il titolo che sta recuperando da internet, che dovrebbe essere Tesina perché non avevamo cambiato nome, infatti eccolo, non avevamo cambiato nome al file, ma sarebbe apparso il titolo che ne avremmo assegnato. Clicchiamo su ok e a questo punto la bozza viene salvata, potremo consegnare il compito. In questo modo il compito è consegnato e rimane in attesa di valutazione da parte del docente. Grazie.